A fine novembre ci sarà un'importantissima iniziativa a Cancun organizzata dalla società civile e dai movimenti per fronteggiare quella che è la più grave minaccia dell'umanità, cioè quella dei cambiamenti climatici. Proprio nelle stesse date in cui la società civile, i contadini, le organizzazioni sindacali si riuniranno per affrontare i cambiamenti climatici, si riunirà anche il COP16, cioè l'incontro, la conferenza delle parti delle Nazioni Unite per affrontare questa che è stata definita appunto dagli stessi governi nel nord del pianeta la più grave minaccia planetaria. Il clima è soltanto uno degli epifenomeni drammatici, giganteschi di una crisi generale che è la crisi di questo sistema. E quindi, siccome è il sistema che è in crisi, non è il clima, non si può più pensare di continuare a crescere. È una riflessione che non è nuova, superare il cosiddetto PIL è un ragionamento che è stato fatto 40 anni fa da Kennedy, non scopriamo nulla di nuovo, ma crediamo che ragionarci ora, in un momento in cui la crisi che stiamo attraversando crediamo che sia una crisi di sistema, perché porta dentro per la prima volta una crisi ecologica, una crisi alimentare, energetica. Veneto è sott'acqua, la Liguria subisce smottamenti a causa di un regime di piogge oltre le medie normali proprio per i cambiamenti climatici. Qui a Frosinone dissotterrano un po' di cemento e vengono fuori rifiuti tossici, la Campania è invasa di rifiuti tossici. Ecco, noi abbiamo il dovere e il diritto di pensare a una grande riforma per il nostro paese, di investire sul benessere dei cittadini italiani, sui nostri beni comuni. Questa è una sfida che noi lanciamo alla politica. Una, forse piccola, forse parziale, ma una cosa precisa. Per ridurre un po' lo strapotere della finanza, è questa proposta che abbiamo di una tassa su tutte le transazioni finanziarie. Come vi dicevo all'inizio, oggi il 60% delle operazioni durano pochi millesimi di secondo. Allora l'idea è molto semplice, una tassa minima, lo 0,05%, su ogni transazione che avviene sui mercati finanziari. Che vuol dire che se io compro delle obbligazioni e me ne tengo per 5 anni, pago una volta lo 0,05%, neanche me ne accorgo rispetto alle commissioni bancarie. Se io sono uno speculatore che compra e vende migliaia di volte in un'ora o migliaia di volte in un minuto dei titoli, dovrei pagare migliaia di volte questa tassa molto piccola. Migliaia di volte questa tassa molto piccola diventa una tassa enorme e blocco la speculazione. Io sono stato un anno e mezzo nel Parlamento europeo come membro della Commissione speciale sul clima e l'ho visto direttamente. Tutto questo, tran di negoziati, tutti falsi e sotterranei su come si fa il commercio del carbone. Allora, noi siamo ricchi e vogliamo andare avanti come prima, a consumare come prima, e quindi cosa facciamo? Usiamo i nostri soldi, che tra l'altro abbiamo inventato e continuiamo a costruire e a stampare a nostro piacimento, per comprare il diritto di essere più ricchi e più consumatori, e gli altri vanno a impiccarsi. Questo è la green economy e il commercio del carbone. Non la penso così nell'analisi e nella soluzione. La green economy è quella che sta materialmente producendo una rivoluzione che sta cambiando i rapporti economici, gli stili di vita individuali, perché quando si cambia il modo di produrre energia e si passa dalle fonti fossili a quelle rinnovabili, si determina un cambiamento che nella storia dell'umanità ha pochi uguali. Ora, non mettiamoci noi nelle condizioni di dire: lo sai che c'è, io non voglio il nucleare, non voglio il carbone, non voglio tutte queste cose, voglio il cambiamento, non voglio, voglio che i cambiamenti climatici si combattano, e per far questo voglio accendere la candela. No, non c'è bisogno. Nel 2015 noi avremo una Cina che è una volta e mezzo la Cina di oggi, che ha già preso il comando di fatto dell'economia e della finanza mondiale. Ora, se la Cina nel 2010 sarà una volta e mezzo la Cina di oggi, noi avremo di fronte degli sconvolgimenti di una rapidità micidiale. Micidiale, perché i cinesi per esempio cominceranno a mangiare carne come noi, e quindi bisognerà prevedere dove collocare i milioni di mucche che devono produrre la carne per i cinesi. E qui la risposta è che non c'è lo spazio. Infatti i cinesi stanno comprando l'Africa e stanno usando il debito americano. C'è stato un momento in cui l'accumulazione, la crescita produttiva nella forma dell'accumulazione capitalistica sembrava pagare, perché è stato il periodo in cui bene o male si è messo in atto lo Stato sociale, la scolarizzazione per tutti, la sanità per tutti. Il progresso avrebbe potuto essere utilizzato dalle sinistre per ridurre la quantità di lavoro, i tempi di lavoro. Questo non è stato fatto. Allora,
Credo che si tratterebbe di ripensare questo e bisogna ripensarlo a livello planetario. Chiediamo di renderci conto davvero che la crisi ecologica rappresenta il fallimento epocale di una governance, di chi ha guidato il nostro modello di sviluppo, di questo modello di sviluppo. Tacere è da irresponsabili, non fare nulla è criminale davanti al degrado del nostro pianeta, davanti alla distruzione delle risorse con le quali noi riproduciamo la vita su questo pianeta. Rimanere in silenzio ci fa tutti responsabili.